Allora, tu in tutti i tuoi Sanremo hai attraversato ben 3 conduttori diversi, Fazio, Baudo, Baglioni. Hai un aneddoto su ciascuno di loro? Ma io, beh, uno, dai. Musicista come Claudio Baglioni, che io rispetto tantissimo. Claudio ha scritto delle canzoni meravigliose, forse le nuove generazioni ne riconoscono, le invito a riascoltarsi i brani di Claudio Baglioni, che ha scritto delle canzoni incredibili, a livello di testi, a livello di musica, per cui ho una grande stima di Baglioni per quello che ha fatto. Poi un altro musicista, che non è un musicista, ma non è mai stato, per me Pippo Baudo è un musicista. È un musicista, oltre a essere la gioia, cioè per me Baudo rappresenta un po' l'istituzione sanremese, fa parte di Sanremo, e Baudo erano, per cui ho avuto grande gioia nel 2008, no? Quando Baudo mi presentò e presentò gli artisti in gara, mi ricordo, stavo concorrente in gara con un brano audace, mi disse Baudo, il solito sesso. Capito? Quasi blasfemo. Quasi il solito sesso. Però insomma, Baudo, un grande rispetto per Pippo Baudo. E con Fazio ne ho fatti 2, perché Fazio l'ho fatto nel 99. 99 e 2000 forse? No. E poi sì, e poi l'ultimo nel... No, quando l'ho fatto? Nel 2013. 2013 sì, c'eri con Sotto Casa. Con Fazio. E nel 2018 con Baglioni. Sì. Giusto? Giusto. Vedi che mi ricordo? Bravo. Ecco, quindi, però per dire, adesso non voglio fare la gara dai conduttori, chi mi piace, mi piace, mi fa piacere anche quest'anno con Duca Amadeus, comunque ho visto che Ama, insomma, sta veramente mettendo anima e cuore in tutto quello che, certo, che sta facendo, e ci tiene a fare bene quello che fa, l'ha fatto bene l'anno scorso, e ho visto che, insomma, ci tiene molto, è molto preso, ed è un impegno enorme per un conduttore sanremese fare Sanremo. Conduttore qui, e direttore artistico. Direttore artistico, e lo fa, poi dopo siamo vicini di casa, ci incontriamo spesso, facciamo colazione insieme. E per dire, io però non è che magari lui, non abbiamo avuto modo di vederci in questi giorni, in questi tempi, perché io sto sempre in studio a registrare il disco. Lui stava preparando delle cose. Se l'avessi incontrato, ho detto vieni, che ti faccio sentire tutto il disco in macchina, andiamo a sentirlo. Cioè, capito, l'avrei fatto, perché comunque so che posso farlo con, certo, lui. So che l'avrei fatto se avessi avuto occasione. Per cui sono felice che quest'anno conduca lui, perché è un musicista anche lui. Quando dico musicista non è la capacità di fare il do maggiore sulla chitarra. No, cioè, dico però la sensibilità. La sensibilità, musica. Quella sensibilità di chi capisce la musica, di chi capisce il senso, di chi capisce l'intenzione. E anche ha fatto un cast, è una scelta coraggiosa anche nel cast che ha fatto, bella, che rappresenta, è un po' come questo bel tappeto che nella sua differenza... Vedi, l'ho inquadrato il tappeto? Sì, adesso ho visto che sì, c'è il rosa, c'è il giallo, il verde, sembrano colori inaccostabili, ma nell'insieme formano un bel quadro, una bella composizione. Quello che ha fatto lui è questo per me.